Questa è una partita importante per noi e vogliamo affrontarla come tale, provando in tutti i modi ad andarla a vincere, perché abbiamo bisogno e desiderio di fare questi 3 punti, sapendo che incontriamo un avversario di qualità. Però il nostro intento è quello di partire per ottenere il massimo da una gara difficile. A me, insomma, fa piacere, sono già tornato a casa, fa piacere tornare, insomma, ho grande rispetto per la mia città dove vivo da sempre e dove passo tutti i miei periodi estivi, quindi ripeto, grandissimo rispetto per la città e per la gente che mi è sempre vicina, mi è sempre stata vicina. Ovviamente ora sono l'allenatore del Bari e ho voglia con la mia squadra di andare a fare una grandissima partita in un ambiente difficile, però penso che abbiamo tutte le possibilità e le qualità per fare bene. Come ho sempre vissuto le ore di un pre-gara, consapevole del fatto che mancano 8 giornate alla fine, ne abbiamo 6 in 14 giorni, tutti i ragazzi della rosa saranno importanti, a partire dalla partita di domani in cui vogliamo assolutamente provare a fare una grandissima partita, perché ci sarà bisogno di fare una grande partita per uscire indenni da quel campo. Tanto tempo fa vi ho detto più di una volta che spero un giorno di riuscire a giocare con questa squadra e con tutti i ragazzi una partita decisiva per il campionato. Non è ancora arrivata una partita decisiva, mi auguro che presto potrà arrivare e proveremo a farla come, insomma, ci hanno dato un grande esempio le nostre squadre italiane in Champions. Quindi in questo momento noi siamo focalizzati su questa gara di domani, perché affrontiamo una delle 3 squadre che è retrocessa dalla Serie A, che ha al suo interno grandi qualità, che non ha fatto sicuramente quello che avrebbe potuto fare, ma che, se andiamo a guardare la partita scorsa, insomma, ha disputato una partita importante su un campo difficilissimo. Quindi sarà uno scoglio duro, difficile, ci teniamo tantissimo a fare una grandissima partita, perché sappiamo che altrimenti potremmo uscire senza quello che vogliamo. L'Empoli, gli vanno fatti grandissimi complimenti alla società dell'allenatore, perché sono stato in grado di fare un grandissimo percorso che non deve essere banalizzato nominando solo 2 giocatori della rosa, ma insomma sono stato in grado di fare un grandissimo campionato. Per il resto condivido la premessa che hai fatto, anche perché hai dimenticato delle partite tipo Venezia-Brescia, tipo Ascoli-Carpi. E quando siamo stati in grado di battere delle avversarie, ovviamente abbiamo sottolineato tanto i difetti degli avversari; quando invece non riusciamo a farlo, sottolineiamo i difetti nostri. Siamo sempre molto bravi a evidenziare quelli che sono difetti, invece non è facile vincere partite in questo campionato, e ritengo che domani sarà ancora più difficile, perché affrontiamo una delle 3 squadre che l'anno scorso non disputava questo campionato, ma disputava il campionato di Serie A. Quindi le insidie saranno tantissime, però il nostro desiderio è quello di fare il massimo per ottenere i 3 punti, perché partiamo con la consapevolezza di avere le qualità per poterlo fare. Siamo in tanti convocati, perché sono rimasti fuori Salzano, Economu e Morleo. Gli altri siamo tutti convocati, perché ho il desiderio di portare tutti. Ripeto, abbiamo 6 partite in 14 giorni, a partire da domani, se consideriamo anche oggi, in 15 giorni avremo 6 partite e sono tantissime. E il nostro desiderio è quello di, affrontandole una alla volta, è quello di ottenere il massimo per provare a guardare avanti e cercare di superare chi ci precede, stando attenti a chi ci sta dietro, perché insomma non vogliamo farci scavalcare, fermo restando che può succedere di tutto in questo finale, e non dobbiamo perdere l'entusiasmo e la voglia di essere protagonisti di questo campionato come lo siamo stati fino adesso, alternando momenti belli a momenti brutti, ma quelli penso che siano normali in una stagione. Ho grandissima stima del ragazzo, sia sulle qualità che ha dimostrato a tutti, tecniche, e sia su quelle umane, perché insomma ormai sono tanti mesi che sono a contatto con lui. È un ragazzo che di grandissima sensibilità e ripeto, di grandi qualità, quindi non dobbiamo dimenticare che è stato protagonista assoluto di questa squadra, insieme ad altri compagni. Per essere protagonisti tutti devono mettere del loro. È stato protagonista di questa squadra e ha realizzato tantissimi gol nel girone d'andata, non lo è stato capace di fare nel girone di ritorno. In questo momento viene da 3 settimane in cui è sempre un po' frenato per qualche problemino fisico che lo tormenta, e siccome tiene tanto alla causa non riesce a esprimersi come vuole. Io mi auguro che quanto prima possa tornare, a partire dalla gara di domani, ai suoi standard, perché sicuramente è un giocatore che con la sua qualità può continuare ad essere determinante per questa squadra. Quindi gioca? Quello non lo so ancora. Hai detto a partire dalla gara di domani, si può prestare il panchino?
Ma per noi è importante anche, abbiamo vinto la partita a Avellino con un giocatore che è entrato 2 minuti e quello per me è un segnale importantissimo. E proverò a mettere in campo la formazione che è in grado di dare il massimo e ovviamente c'è qualcuno da dietro che sta scalpitando, se non sarà in questa partita sicuramente nelle prossime avremo bisogno delle qualità di tutti gli interpreti. Abbiamo visto una sola partita e la partita è stata disputata molto bene, quindi rispetteremo gli avversari perché siamo consapevoli delle qualità che hanno, però il nostro desiderio è quello di andarci a giocare la gara dal primo all'ultimo minuto per portare a casa 3 punti. Siamo stati in grado di prendere un bel margine, poi in altri momenti invece eravamo ritombati dentro con tutte le scarpe, quindi non ci dobbiamo far prendere da questi alti e bassi, ma dobbiamo essere vogliosi di fare una grandissima partita domani, perché ne mancano 8 e ne avremo 6 nell'arco di 2 settimane. E quindi le opportunità si stanno ridimensionando e non possiamo perdere occasioni a partire dalla gara di domani.